Amici, un saluto da 3.900 del P. Oggi siamo con un nuovo video, con una nuova FIFA 18 prediction. Oggi vi mostro le nazionali. Cosa intendo per nazionali? Intendo le varie convocazioni dei singoli CT, ovvero commissari tecnici, durante le ultime due partite delle nazionali più forti, le nazionali maggiori, durante la qualificazione ai mondiali di Russia nel 2018, per esempio durante Italia-Israele, Italia-Spagna, Argentina-Venezuela, Francia-Olanda, insomma le partite in questione sono state quelle dell'ultima settimana. I convocati sono quelli, magari ci possono essere giocatori che forse non vi tornano nei conti, ma perché magari infortunati sono tornati a casa, come per esempio il cambio di Ventura con Spinazzola a casa per infortunio e dentro Zappa Costa. Comunque, partiamo subito con la prima nazionale, convocati ovviamente dell'ultima settimana, e quindi è una FIFA 18 prediction. Quindi, partiamo subito dall'Argentina. L'Argentina, innanzitutto allenata da Sampaoli, ex allenatore del Cile e del Siviglia, ha convocato tra i pali Rulli, Romelu e Guzmán, in difesa Mascherano, Otamendi, Zabaleta, Fazio, Pareja, Mercado del Siviglia e Bustos. A centrocampo Pastore, Banega, Biglia, Augusto Fernandes, Guido Pizarro e Leandro Paredes. Davanti Messi, Agüero, Di María, Dybala, Icardi, Correa e Rigoni. Ricordiamo che Icardi è stato convocato al posto di Gonzalo Higuaín. Passiamo al Belgio, il Belgio di Roberto Martinez, che hanno Courtois, Mignolet e Castels in porta, in difesa Kompany, Alderweireld, Vertonghen, Vermeulen, Meunier e Lukaku, centrocampo Eden Hazard, De Bruyne, Yannick Carrasco, Moussa Dembélé, Witten, Miralles, Defour, Fellaini, Tielemans, poi in attacco Dries Mertens, Lukaku, Benteke, Batshuayi e infine Divock Origi. Questo per quanto riguarda il Belgio. Passiamo al Brasile di Tite. Tite convoca Ederson, Alisson e Cassio in porta, in difesa da Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Dani Alves, Felipe Luis, David Luiz, Alexandre, Marquinhos per la difesa, centrocampo poi chiama Williams, Coutinho, Casemiro, Paulinho, Fernandinho, Tyson, Giuliano, Renato Augusto per il centrocampo, poi Neymar, Jonas, Roberto Firmino, Gabriel Jesus per l'attacco. L'altra squadra, la nazionale che andiamo a vedere è il Cile. Il Cile invece, che viene insomma, dopo San Paoli, è stato passato in mano a Juan Antonio Pizzi, chiama Bravo, Herrera e Toselli in porta. Busejur, Rojo, Shara, Mena e Osvaldo Gonzalez, oltre a Paulo Dias in difesa. Poi chiama Vidal, Medel, Dias, Pablo Fernandes, Valdivia, Aranguiz, Isla, Felipe Gutiérrez e Francisco Silva per il centrocampo. Davanti Alexis Sanchez, Orellana, Edu Vargas, Nicolas Castillo e José Pedro Fuensalida. Questo per quanto riguarda il Cile di Pizzi. Vabbè, la Cina di Lippi non ci interessa perché tra l'altro non parteciperà neanche ai mondiali. La Cina. Passiamo alla Colombia, la Colombia di José Pekerman. Abbiamo Ospina, Vargas e Castellanos in porta, in difesa Zapata, Arias, Murillo, Fabra, Davinson Sanchez, Farid Dia e Stefan Medina. Poi James Rodriguez, Juan Cuadrado, Juan Quintero, Vladimir Hernández, Carlos Sánchez, Aguilar, Barrios, Charán, Celis per il centrocampo, davanti Falcao, Teófilo Gutiérrez, Luis Muriel e Miguel Borja. Questo per quanto riguarda la Colombia. L'altra squadra che andiamo a vedere è sicuramente la Francia. La Francia è nata da Didier Deschamps, che chiama Lloris, Mandanda e Areola in porta, difesa Koscielny, Varane, Umtiti, Kurzawa, Jallet, Digne, Sidibé e Kimpembe in difesa, Pogba, Matuidi, Kanté, Rabiot, Lemar del Monaco, Tolisso e Thauvin a centrocampo, davanti Griezmann, Lacazette, Giroud, Coman e
e Mbappé, Lottin, fresco giocatore del Paris Saint-Germain. Passiamo alla Germania, Germania di Joachim Löw, che è seconda nel ranking FIFA, schiera chiama Neuer, Leno e Ter Stegen, in difesa Hummels, Schürrle, Rüdiger, Hector, Ginter e Henrichs. Ovviamente in queste qualificazioni non è stato chiamato Neuer, ma al suo posto Trapp, perché per infortunio non è stato Neuer. Centrocampo abbiamo Özil, Kroos, Khedira, Draxler, Emre Can, Leon Goretzka, Julian Brandt, Sebastian Rudi del Bayern e Joshua Kimmich, Serge Gnabry per il centrocampo, davanti Thomas Müller, Mario Gomez, Lars Stindl e Timo Werner del Lipsia. Questo per quanto riguarda la Germania di Joachim Löw. Passiamo ora a un'altra nazionale che quest'anno vorrà, prossimo anno vorrà far bene, sicuramente se raggiungerà la qualificazione, Russia 18, per ora è prima, 5 punti in più sulla Slovacchia, allenata da Gareth Southgate. Chiama Hart, Butland e Pickford in porta, in difesa Smalling, Cahill, Kyle Walker, Stones, Bertrand, Trippier, Creswell, Maguire in difesa. Centrocampo abbiamo Sterling, Dele Alli, Jordan Henderson, Oxlade Chamberlain, andata a Liverpool, Dier, Livermore, Chalobah, mentre per l'attacco chiama Harry Kane, Sturridge, Vardy, Defoe e Marcus Rashford. Questo per quanto riguarda l'Inghilterra. Passiamo invece alla nostra nazionale, l'Italia, l'Italia di Giampiero Ventura, che schiera, che chiama Buffon, Perin e Gigio Donnarumma tra i pali, in difesa chiama Chiellini, Bonucci e Barzagli, Astori, Darmian, D'Ambrosio e Conti. Ovviamente a proposito di D'Ambrosio possiamo avere Spinazzola o Zappa Costa. Vediamo se Zappa Costa ce lo dà, che ce lo potremmo mettere addirittura in diretta. Eccolo qua, Zappa Costa. Centrocampo Verratti, De Rossi, Bernardeschi, Baselli, Montolivo, Pellegrini, Spinazzola. Davanti Insigne, Immobile, Candreva, El Shaarawy, Belotti ed Eder. Ovviamente manca Gabbiadini, ma non c'era più posto. Questo per quanto riguarda la nazionale di Giampiero Ventura. Passiamo ora invece a un'altra nazionale sicuramente importante, insomma, anche per la sua storia, che probabilmente è scesa molto in basso nel ranking FIFA, anche dovuto al fatto, insomma, non ha partecipato agli europei e forse non parteciperà nemmeno ai mondiali. Parliamo dell'Olanda, l'Olanda è nata da Dick Advocaat, che chiama Sillessen, Doet e Schakelburg tra i pali, in difesa De Vrij, Blind, Veltman, Tete, De Lione, Höth, Aké, Rekik e De Ligt. A centrocampo Arjen Robben, Schneider, Strootman, Klaassen, Wijnaldum, Proms e Depay, oltre a Propper e Viena, davanti Van Persie, Tost e Vincent Janssen. Questo per quanto riguarda l'Olanda, che ha veramente tanto talento, ma non riesce, si vede, a far quadrare i giocatori. Un'altra squadra che andiamo a vedere, sicuramente il Portogallo, e come non farlo, ovviamente la squadra campione d'Europa in carica. Il Portogallo è andato da Fernando Santos, chiama Rui Patricio, Beto e Bruno Varela in porta, in difesa Pepe, José Fonte, Daniel Carrico, Fabio Contrao, Bruno Alves e Deliseu, oltre a Cedric del Southampton. A centrocampo André Gomes, Quaresma, Moutinho, Adrien Silva, William Carvalho, José Mário, Danilo Pereira e Bernardo Silva, oltre a Pizzi, Gelson Marson, Martins, davanti Cristiano Ronaldo, André Silva e Bruma. Questo per quanto riguarda il Portogallo. Andiamo a vedere anche la Spagna. La Spagna dovrebbe essere l'ultima nazionale che andiamo a vedere. Stavo controllando, sì, e infatti la Spagna è l'ultima nazionale che andremo a vedere tra le nazionali, diciamo, maggiori. La Spagna, allenata da Julen Lotepegui, o Lotepegui si chiama così, sì, chiama De Gea, Reina e Arrizabalaga in porta, in difesa Sergio Ramos, Piqué, Jordi Alba, Carvajal, Bartra e Nacho Fernandes, centrocampo Iniesta, David Silva, Busquets, Asensio, Thiago, Coque, Isco, Pedro, Saúl Ñíguez, Lucas Vázquez, mentre in attacco abbiamo Álvaro Morata, David Villa, Iago Aspas e
e Suso ovviamente, c'era anche Deulofeu, ma non c'era più posto, quindi purtroppo ce ne faremo una ragione, oppure potete togliere David Villa che nonostante fosse tornato in nazionale comunque si è subito infortunato. Quindi ragazzi, questo per quanto riguarda le nazionali maggiori ovviamente, non tutte, anche perché sennò il video sarebbe stato interminabile, e soprattutto non ci sono tutti i giocatori per fare tutte le nazionali. Poi ovviamente qualche giocatore, insomma, bisogna inserirlo anche se magari non c'è, perché o perché sono troppo pochi, o perché magari altri non ci sono perché giocano in campionati magari non presenti su FIFA. Però insomma le squadre nazionali sono molto molto simili a quelle reali, si può sbagliare per un giocatore o due forse per qualche nazionale, ma non è un problema. Quindi ragazzi, il video termina qua, io vi ringrazio, un saluto dal padre 1989, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, commentate, condividete. Questa qui è un'altra FIFA 18 prediction riguardante appunto le nazionali che troveremo su FIFA 18, insomma dovrebbero essere facsimili a questo, perché comunque sono le rose utilizzate per le ultime partite delle qualificazioni ai mondiali, quindi FIFA uscirà tra più o meno 3 settimane, e le rose dovrebbero essere appunto queste. Quindi ragazzi, commentate, scrivete, continuate con i giocatori da creare, consigliatemi 9 FIFA 18 production, sì, prediction, scusate, e insomma, spero che il contenuto anche oggi vi sia piaciuto. Commentate, condividete, iscrivetevi, lasciate un bel like. Da qua, da Bartmatri 1900, è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!